Buongiorno Sud, cari telespettatori, bentrovati anche oggi, mercoledì 17 giugno. Il sole sorge in Puglia alle 5.19, tramonta alle 20.28, in Basilicata sorge alle 5.20 e tramonta alle 20.36, in Molise sorge alle 5.21 e tramonta alle 20.44, la luna sorge all'1.12 e tramonta alle 14.37, la fase lunare è l'ultimo quarto. Oggi la Chiesa festeggia San Marciano martire. Nell'odierna Bulgaria, San Marciano e suo fratello Nicandro, soldati, durante la persecuzione di Diocleziano, respinsero l'elargizione fatta dall'imperatore all'esercito e, rifiutatisi fermamente di sacrificare agli dèi, furono condannati a morte dal governatore Massimo. Pur di non abiurare la loro fede, vennero decapitati e sepolti nell'antico cimitero militare romano presso l'attuale città di Benafro. Secondo altre fonti, invece, il martirio avvenne sotto Diocleziano nel 303. Oggi inoltre ricordiamo San Nicandro e Santa Vito. Chi compie gli anni oggi? Auguri al regista cinematografico britannico Ken Loach, che compie 73 anni, e all'amministratore delegato della Fiat Sergio Marchionne, che ne compie 57. Che cosa è accaduto il 17 giugno? Nel 1903 Roald Amundsen comincia la prima traversata da est a ovest del passaggio a nord-ovest. Nel 1970 a Città del Messico si gioca la semifinale dei campionati del mondo di calcio fra Italia e Germania Ovest, terminata per 4-3, che passerà alla storia come la partita del secolo. Nel 1972 l'atleta Pietro Mennea è primatista europeo a Milano dei 100 metri piani e infine nel 2007 Francesco Totti viene insignito con il premio La Scarpa d'Oro. Viaggio nella ruota zodiacale dall'Ariete ai Pesci, il significato delle nascite, i cicli della vita è il tema della conferenza mensile che l'astrologa Iuli Ferrari, responsabile della sezione leccese del CIDE, il Centro Italiano di Discipline Astrologiche, che si terrà oggi alle 18 presso l'ex convento di Sant'Anna a Lecce, con ingresso gratuito. Se recentemente abbiamo sostituito o riparato la moquette, sicuramente avremo conservato qualche ritaglio avanzato. Potremmo riutilizzarli per ricavare degli utili feltrini da mettere sotto i piedi dei mobili oppure sotto le suppellettili. Applicati dietro i quadri con biadesivo faranno sì che l'aria circoli più liberamente e sulla parete non si formeranno graffi, macchie o aloni. Ed ecco i consigli per gli appassionati dello zodiaco. Ariete. Se sentite il desiderio di defilarvi da un problema o da una situazione che vi crea ansia e preoccupazione, rispettatelo, staccate la spina e rilassatevi, evitate forzature e situazioni stressanti. Toro, secondo le stelle, inseguite obiettivi troppo ambiziosi e fuori dalla vostra portata, oppure vi sentite delusi dal comportamento di una persona amica, non prendetevela, può succedere. Per i gemelli, qualcosa di nuovo e di stravagante farà il suo ingresso nella vostra vita. Potreste incontrare persone del tutto fuori dal comune e destinate a cambiare in qualche misura la concezione della vostra vita. Cancro. Buone stelle vi daranno una carica notevole di positività e premieranno con il successo le iniziative che prenderete in questo mercoledì. Aspettatevi risultati brillanti nello studio e nel lavoro. Leone. Nel lavoro vi attendono buone notizie, le situazioni da tempo stagnanti cominceranno all'improvviso a muoversi positivamente. Fissare le attenzioni sul partner storico o lasciare la porta ad eventuali novità, decidete voi. Vergine, Luna, Giove e Venere imperano nel vostro cielo astrale e anche volendo non troverete il modo di lamentarvi. Le amicizie fatte sul lavoro si riveleranno utili al fine di un miglioramento della vostra posizione. Bilancia, lo stato delle vostre finanze sarà oggi confuso. Non avrete tempo e voglia di tenere sotto controllo la situazione e potreste fare spese esagerate. Per lo Scorpione, le stelle si allineano per regalarvi un giorno tranquillo. In campo professionale, gli astri promettono soddisfazioni, ma vi chiedono anche un serio impegno.
Sagittario, non peccate di ingenuità, verificate le affermazioni altrui e le informazioni che riceverete. Non è certo questo il momento di essere superficiali o di mostrarvi eccessivamente fiduciosi. Per gli amici del Capricorno, se si tratta di affari, manipolerete con abilità persone e circostanze per ottenere quanto desiderato. Se si tratta di amore, basterà uno sguardo del partner per rendervi felici. E per l'acquario non tutto filerà liscio come l'olio in questo giorno. La luna vi osserva trasversalmente, il nervosismo è ai livelli di guardia e la capacità di sopportazione ridotta ai minimi termini. E infine il segno dei pesci. Troverete le parole giuste per chiedere scusa al partner se involontariamente lo avete ferito o per corteggiare audacemente chi vi piace se siete soli. Ed è il momento del nostro proverbio del giorno, ascoltiamolo. Le chiacchiere non fanno farina. E prima di salutarvi vi ricordo che l'almanacco torna anche domani mattina, naturalmente su Antenna Sud, e che potete sempre scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica almanacco@antennasud.com. Arrivederci a domani.